cosa fare, dove andare, ma soprattutto cosa bere in Calabria? Se avrete pazienza, lo scopriremo insieme dopo la sigla. La regione Calabria costituisce la punta dello Stivale. È bagnata a ovest dal Mar Tirreno, a est dal Mar Ionio e a sud-ovest è separata dallo stretto di Messina dalla Sicilia, la cui distanza minima tra Capo Peloro in Sicilia e Punta Pezzo in Calabria è di soli 3,2 km, dovuta al legame geologico presente in profondità tra il massiccio dell'Aspromonte e i monti peloritani. La regione è divisa politicamente in 5 province: Cosenza, Crotone, Vibo Valentia, Reggio Calabria e Catanzaro, che è anche il capoluogo. La Calabria purtroppo non ha nessun patrimonio UNESCO. Il Parco del Pollino, infatti, è patrimonio solo sul versante della Basilicata. La Cattolica di Stilo e i complessi basiliano-bizantini, però, sono inseriti nella lista delle candidature. La Calabria è proprio così: terra di profumi e di colori, accarezzata dai limpidi Mar Ionio e Tirreno e custode di segreti ancestrali tra arte, storia e natura selvaggia e misteriosa. Baciata dal sole in un clima accogliente, regala paesaggi incredibili, tra coste rocciose alternate a litorali di sabbia fine e un entroterra incontaminato dove il verde delle maestose foreste e delle montagne si fonde con il blu di cascate e laghi. La Calabria riesce a soddisfare i gusti di tutti, dagli amanti della storia e della cultura, agli appassionati di natura ed escursionismo, per arrivare ovviamente a chi desidera rilassarsi sulle spiagge della costa ionica e anche di quella tirrena. Sulla costa tirrenica sorge Tropea, la perla del Tirreno, un balcone sul mare a 70 metri di altezza. Situata tra i golfi di Santa Eufemia e Gioia Tauro, sulla costa degli dei è divisa in 2 zone: la parte alta, dove vivono la maggior parte degli abitanti, e la parte bassa o marina, a pochi passi dal mare e dal porto. Tra le località turistiche più note, Tropea vanta un pittoresco centro medievale, impreziosito da mura, porte e torri, e un litorale dove le affascinanti spiagge di sabbia bianca invitano a rilassarsi al sole. La costa tirrenica regala poi chilometri e chilometri di costa selvaggia alternata a litorali sabbiosi, suggestivi borghi affacciati sul mare cristallino e spiagge attrezzate e animate. Qui meta obbligata è Scilla, un nome che rievoca leggenda, uno dei borghi più caratteristici d'Italia, con antichi palazzi e chiese, nonché località balneari molto apprezzati per le bellezze naturali, ovviamente anche per il mare, le spiagge e i numerosi eventi e anche i ristoranti tipici. Una menzione d'obbligo meritano il profumatissimo bergamotto e Chianalea, il piccolo villaggio di pescatori che è il cuore più autentico di Scilla. Reggio Calabria è sede di uno dei più importanti e rinomati musei archeologici della Magna Grecia, il Museo Archeologico Nazionale, dove, tra le altre meraviglie artistiche, sono custoditi i celebri bronzi di Riace. Le due colossali statue sono alte rispettivamente 1,98 m e 1,97 m e pesano circa 160 kg caduno. Sono state ritrovate da un SUP nel 1972 al largo appunto di Riace. Non va però dimenticato l'importante legame che la città vive con il suo mare, affacciato su quello strato di Messina da cui si scorge la terra di Sicilia. Tra le tappe irrinunciabili del nostro viaggio in Calabria c'è San Nicola Arcella, in provincia di Cosenza. La piccola cittadina, a strapiombo sul Mar Tirreno, offre una vista spettacolare che abbraccia tutto il Golfo di Policastro, dall'isola di Dino a Palinuro. Sono assolutamente da visitare l'antica torre di guardia della baia, detta Torre Crawford, e il magnifico arco roccioso soprannominato Arco Magno. La fortezza aragonese di Le Castella, piccola frazione del comune di Isola di Capo Rizzuto, è tra i monumenti più prestigiosi della Calabria. La roccaforte, unita dalla terraferma solo da un piccolo lembo di terra, è quel che resta dell'antica costellazione di castelli presente anticamente in quei luoghi. Di qui potete ammirare, grazie a delle speciali telecamere, i fondali della riserva marina di Capo Rizzuto, tra gli spettacoli naturali più caratteristici d'Europa.
Se siete appassionati di storia e anche un po' di mistero, il vostro soggiorno in Calabria dovrà includere necessariamente una visita a Pentidattilo, una piccola frazione del comune di Mendito Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria. Il singolare nome del paese si deve al suo caratteristico posizionamento sulla rupe di Monte Calvarca, quasi a formare una gigantesca mano. Oggi il vecchio borgo è completamente abbandonato e ciò lo rende ancora più suggestivo e affascinante. Un viaggio in Calabria è anche un'occasione per ripercorrere la storia a ritroso, alla ricerca delle antiche vestigia della Magna Grecia e dell'antica Roma. A questo scopo risulta indispensabile una cavatina al parco archeologico di Scolacium, nel comune di Boggia, in provincia di Catanzaro. Qui troverete i resti della colonia greca di Skeleton, in seguito ripatterizzata dai romani Scolacium. La costa ionica invece è conosciuta anche con il nome di Costa dei Gelsomini grazie alla presenza di numerose piante del profumato gelsomino. Qui le spiagge sono grandi e sabbiose e la costa è selvaggia in un territorio che fonde storia e bellezze naturali. In provincia di Crotone si trova uno dei borghi più belli d'Italia, Santa Severina, che sorge su uno sperone di tufo e domina la vallata del fiume Neto, regalando una vista a mozzafiato sul territorio circostante. Da vedere la chiesa bizantina di Santa Filomena. Molte e caratteristiche poi sono le località di mare, Soverato o Perla dello Ionio, Riace, Isca sullo Ionio, Sant'Andrea Apostolo dello Ionio e Sidea. Da vedere poi anche Monasterace, borgo medievale e località balneare al centro dell'importante sito archeologico dell'antica città di Kaulon. E come non nominare Stilo, spettacolare borgo di arte e cultura adagiato ai piedi del Monte Consolino. Qui sorge una sorprendente chiesa bizantina risalente al X secolo. La cattolica di Stilo è una piccola chiesa bizantina a pianta centrale di forma quadrata, costruita con muratura in mattoni, il cui tetto è costruito da 5 cupolette, molto caratteristiche, ed è situata alle falde del Monte Consolino a Stilo, appunto, ed è uno dei poli museali e uno dei siti bizantini più importanti tra quelli presenti in Calabria. Per completezza vi informo che anche Stilo appartiene al circuito dei borghi più belli d'Italia. Gerace è un'altra meta, gioiello da non lasciarsi sfuggire. Borgo medievale del territorio della Locride è ricco di arte, storia e cultura con chiese bizantine. Il castello normanno nella parte alta e vicoletti dove si respira un'atmosfera di altri tempi. Sulla costa ionica troviamo anche il comune di Bianco, deve il suo nome ai Calanchi, colline calcaree che circondano il centro abitato e che dal mare apparivano ai marinai come una macchia bianca sulla costa. Nel 2004, proprio a Bianco, nasce l'azienda agricola Maria Maisano, un piccolo angolo di Calabria dove ancora oggi è possibile percepire gli antichi profumi e gli odori della Magna Grecia. Qui si coltivano i vitigni greco-bianco e mantocco, i cui tralci sembra siano stati portati in Calabria nel VII secolo a.C. da uno sconosciuto colono greco, quando i locresi e picnemiti sbarcarono presso il promontorio Zefiro, oggi capo bruzzano, sito nel territorio di Bianco. Eredi di 4 generazioni di viticoltori, l'azienda continua a seguire i canoni classici della viticoltura locale, incentrata sulla raccolta e lavorazione dell'uva in modo totalmente artigianale. Il greco di Bianco, in particolare, è un vino dolce e passito, prodotto a Bianco, sulla costa sudorientale della provincia di Reggio Calabria. Bianco era originariamente una suddivisione del comune di Gerace e pertanto il vino era conosciuto con il nome di greco di Gerace. Dopo che Bianco divenne comune indipendente, il vino fu ribattezzato greco di Bianco. Conosciuto come uno dei vini più pregiati e rari d'Italia, il greco di Bianco nacque dall'omonimo vino greco. Secondo una leggenda, la vite greco fu importata in Calabria nel VII secolo a.C., come già accennato dai coloni greci. Di fatto, la leggenda narra che ai tempi della Magna Grecia, un gruppo di coloni trapiantò la vite in questo territorio, i cui aromi si mescolano a quelli del mare, mentre i colori del paesaggio ricordavano quelli del paese natio. Un'altra leggenda vuole che nel 560 a.C.
un battaglione di 10.000 lucresi, rinvigoriti e rincuorati dopo aver bevuto grandi quantità di greco di bianco, sconfisse un contingente di circa 130.000 uomini crotonesi. Oggi si seguono ancora i metodi antichi, rappresentati dalle competenze maturate dalla tradizione e dalla cultura locale, raffinate nei secoli dai produttori, associati ovviamente a tecniche di vinificazione contemporanee. La vendemmia normalmente si effettua per i primi 15 giorni di settembre, esclusivamente a mano, per preservare l'integrità dei singoli grappoli. Le uve poi sono poste su tradizionali graticci, realizzati artigianalmente ed essiccate al sole per raggiungere la maturazione ottimale in maniera naturale. Segue poi una fase di pressatura soffice in tronchi di medio-piccole dimensioni, a cui si accompagna la fermentazione in botti di castagno. Il risultato è un vino passito che ben si presta ad essere bevuto giovane, ovvero di 2-3 anni, ma soprattutto dopo un periodo di affinazione in botte che va dai 5 ai 10 anni, diventando ancora più strutturato, equilibrato e corposo. Il vino è questo, procediamo con la lettura veloce della scheda tecnica e alla successiva degustazione. Il vino greco di bianco dell'azienda agricola Maria Maisano è un vino bianco passito, denominazione greco di bianco DOC, uvaggi utilizzati 100% uve greco di bianco, volume alcolometrico è del 14,5%, il formato della bottiglia è di 0,50 litri e la temperatura di servizio consigliata è di 10-12 gradi circa. Prima di passare alla degustazione vorrei precisare che l'annata che degusteremo insieme è quella del 2007, che ha vinto, come potete vedere, la medaglia d'oro nella edizione 2018 della selezione del Sinico. Passiamo all'esame visivo. Il vino non può essere che brillante, come potete anche vedere anche voi. E è di un bellissimo giallo ambrato e nel mio bicchiere non può che non essere consistente. Bene, passiamo all'esame olfattivo. Bene, il vino al naso è intenso, è ampio ed è fine. Come già detto, è un vino ampio, al naso qualsiasi famiglia olfattiva vi venga in mente. Partiamo dalla frutta, un dattero, fico secco, albicocca secca, fiore, abbiamo un purpurrì di fiori secchi, possiamo passare al minerale, abbiamo sbuffi calcarei dati proprio dal terreno in cui si trova le viti di questo vino. Abbiamo dei sentori di vaniglia, di legno, ma un legno molto elegante, le botti sono di castagno e si trova anche questo sentore quasi di miele di castagno. Per non dire la speziatura, tutte le spezie dolci che vi possono passare in mente, sento distintamente la vaniglia, sento il cardamomo. Sento anche un filo quasi di radice di liquirizia. Anche aromi terziari dovuti sicuramente all'invecchiamento. C'è un sentore quasi etereo di smalto, di solvente per unghie. È veramente eccezionale. Una quantità di profumi incredibile, un'intensità veramente pazzesca al naso. Bene, vediamo se in bocca corrisponde al naso. Beh, è sicuramente un vino dolce, un vino caldo e un vino morbido. È un vino comunque fresco, non dà una grande salivazione, ma per reggere questa dolcezza e questa morbidezza sicuramente il residuo acido è alto, perché altrimenti non risulterebbe così bilanciato in bocca.
ed è sicuramente sapido. La sapidità che avevo trovato al naso calcarea si ritrova anche in bocca. È un vino infinito, veramente la persistenza è persistente, molto persistente. Io sto parlando e il vino continua a ripresentarsi nello stesso identico modo di quando l'ho deglutito. È un vino veramente intenso, fine come al naso, così in bocca. È veramente eccezionale. In bocca la fanno da padrone sicuramente le sensazioni di frutta dolce, il dattero e il fico secco in particolare mi sembrano le note che si sentono di più. Viene riconfermata l'ampiezza che ho trovato al naso anche in bocca. E è veramente un vino incredibile. Come abbinamento non lo abbinerei a niente. Vi mettete seduti, chiacchierate con degli amici, da soli, di fronte al camino, di fronte a un tramonto d'estate. È veramente un vino incredibile. Se proprio volete accompagnarlo a qualcosa, il classico abbinamento pasticceria secca o formaggi arborinati. Bene, non mi resta altro che, come sempre, ringraziarvi di avermi seguito fino a qui. Vi ricordo, se il video vi è piaciuto, di lasciare un mi piace e, se non lo avete ancora fatto, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per essere sempre aggiornati su ogni uscita. E, come alla fine di ogni video, vi ricordo che l'importante è che siate assetati, ma che soprattutto siate curiosi. Salute!